appena partito e la direzione è andare, sarebbe raggiungere Cima del Carico partendo da San Giorgio. Ma che panorama c'è? Seguendo però mi sa che cambio itinerario perché sta avendo delle nuvole che non è che mi piacciono molto. Non è molto carino il tempo, quindi direi che evitiamo di rischiare. Su di qua si va a Giazza, che è giù dal monte, oppure si va a Velo se poi si mantiene sulla destra. Per chi non lo sapesse, Velo è stato durante la prima guerra mondiale, la seconda, non mi ricordo, comunque è stato un posto dove è stato creato un ospedale militare. In realtà la città è stata creata, il principe città, il paese è stato creato per questo motivo qui, questo che è anche abbastanza grosso come paesino di montagna. Oh, non so voi, ma questi mi ricordano un sacco le colline di Windows XP. Quello che vedete là, quello là, dovrebbe essere Passo Tre Croci. Sperando di non prendere l'acqua. Continuando a proseguire, ma ho paura di aver sbagliato sentiero, perché sì, è le 7, però in teoria si dovrebbe biforcare e là c'è c'è una sorta di passo. Sono riuscito a trovare il sentiero che si biforcava, infatti era giusto. Comunque si proseguiva di là, cioè dritti in realtà, si andava a raggiungere il Passo Pertica e da là poi si raggiunge il Cima Carega. Però intanto non li proseguiamo, è troppo dritto. Appena imboccato quello che probabilmente è il tratto più duro e per arrivare a Cima Trappola, che è sopra San Giorgio, e sono che ho fatto il giro lungo a raggiungerlo, cioè sono passato da dietro e non da davanti. Quando sono in cima mi fermo e mangio qualcosa o bevo qualcosa. Eravamo tipo laggiù, là c'è dove abbiamo c'era il bivio e qua siamo quasi in cima. No, scherzo, è la cima, quella là sopra. Guardate che bel panorama che c'è. E da sopra dopo andiamo giù, su per di là, giù lì.
fesse all'ultimo pezzo, però tranqui, è fattibilissimo. Che carina la coccinella, portano anche fortuna in teoria. Eccoci, siamo arrivati in cima. Ah, no, ancora avanti. Comunque, qua. Lì sotto c'è la strada, c'è Passo Pertica. Là sopra, non mi ricordo mai il nome. E infine, là in cima, dietro le nuvole, c'è Rifugio Mario Fracaroli. Tutte le stradine che vedete, tipo quella là, sono tutti sentierini che portano in cima. Ma proseguiamo. Eccola qua la croce della cima. Sentiero europeo e 7. Eccolo qui. Siamo a 1920 metri, però in alto. Mi sono dimenticato di dirvi che quel sentiero che vedete, quello lì, che va fino su là, ok? Quel sentiero lì è il sentiero europeo E5. E va prima al passo che c'è là dietro e poi porta là dove c'è Cima Mario Falcaroli. Vedete ragazzi, sono questi i posti che bisogna andare a visitare e soprattutto sono questi i posti in cui uscire, dove non c'è nessuno, non contagiate nessuno e non vi contagiate nemmeno voi, ricordatelo sempre. Ho trovato questo cannone che non lo sapevo e come dicevo era su la prima guerra mondiale e qua dice l'obiettivo era la Vallarsa, abitanti di Roassi, Angheveni e Parrocchia, era messo esattamente in quella posizione e da qua sparavano. Tra l'altro ho notato che c'è il filo spinato e non è una buona cosa, significa che già qualcuno è finito giù. Oh, quanto è duro, perfetto. Cioè, è troppo difficile fare fatica. Ah. Ah, un altro forte. Vediamo cosa c'è scritto. Sistema trincerato. La grande guerra. Ecco un museo. Un'altra trincea da cui sparavo è questa qua. Quello qui.
Allora, il cartello qua l'abbiamo già letto. Quindi vediamo, c'è di qua. Qua c'è una funivia. Ah, niente, resta qua in cima. Comunque non ho trovato nessun sentierino da qua, quindi dovrei tornare indietro, ma tornare indietro non è contemplato, quindi cerchiamo di trovare un modo per andare giù. Yuppie! Comunque 5 secondi eravamo lassù, ora dobbiamo raggiungere quel sentierino laggiù. Poi sto sceso da, non da là, ma da là, ho trovato questo che è un quasi sentiero, cioè spero sia un sentiero. Altro, ma che siamo quasi arrivati comunque. Wow, che strano. Cioè, tra l'altro non è che sia, non so se si vede, cioè non è tra l'altro che si è staccato da qua. Wow, enorme. Comunque sono uscito a risalire al sentiero, eccolo là. E niente, adesso andiamo giù. È sempre molto traumatico vedere quanto poco ci si mette a scendere rispetto a quanto ci si mette a salire. Ecco, abbiamo finito il giro. Questa è la strada che abbiamo preso prima, quando abbiamo iniziato. Questo è il parcheggio. Io spero che il video vi sia piaciuto. In caso ti iscrivi di qua, di qua, non mi credo mai. Comunque ti iscrivi, metti mi piace, mi lasci un commento, così mi fai felice. E niente, il video è finito. Ci vediamo al prossimo video.